Buongiornissimo, qua ci stiamo prendendo un po' l'abitudine a fare questi videovlog. Comunque, si torna un po' alle origini. Detto ciò, qua è arrivato un freddo che proprio non ve lo raccomando, proprio zero. Let's go ski. Si va in studio, oh, tra l'altro guardate, new hair look, mi piace. Niente, stavo dicendo, si va in studio, oggi ci aspetta qualcosa di particolare. Infatti credo che principalmente io abbia voluto bloccare per questo. Ci aspetta un guancialobo, che è un piercing un po' particolare. Recentemente sta un po' spopolando nei social dei piercer, ma da quel che ho capito è un piercing che è stato già eseguito molti, 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 molti anni fa, per le prime volte, ecco. E a parte questo, mi devono arrivare i nuovi dilatatori, così li indosseremo oggi, sempre stessa misura. E niente, si va in studio, ci vediamo tra poco. Per diventare uno youtuber famoso. Non bevo da 2 settimane E poi? e basta. Però se te lo devo fare, mi viene il suo blocco. Oh, guarda qui. Senti, io faccio sempre la comparsa nei video di Tommy perché mi trovo sempre nella posizione sbagliata. Adesso, come mi picco i guanti selli, mi chiama quello lì che mi sta consegnando il pacco. Quindi ci tiriamo la chiavetta, ci posizioniamo qua, bravo, respira di nuovo e butta fuori. Si è forato in un nanosecondo comunque. Ho visto. Sembrato morbidissimo. Sì. Com'è stato? Ah, simpatico. No, niente. Per ora niente. Eccoci qua, facciamo il video unboxing. Vuoi venire da questa parte? No, non ti guardo da questo lato. Buona forma, Giorgio. Ma vedo. Perché mi sa che serve, sai, di vedere. Vediamo. Oh, un adesivo in più. Belli. Da attaccare nel molto carino, tra l'altro. Questo che cos'è? Allora, 5 € di sconto sul prossimo ordine. Cioè, tra l'altro c'è l'asterisco, quindi voglio vedere quanto devo. Ah, ok, c'è scritto qua sotto. Sul valore ordine minimo di 30 euro, quindi si può anche fare entro il 30, no, valido fino al 31/01/2024. C'è qualcosa che non quadra. Allora, ho preso un paio di spruzzette da provare. Eccole qua, guardate che carine che sono. Sono davvero molto carine. Vero? Tanto. Poi ho preso questi che invece sono tipo colluttorio. Ecco. Lini. Di cosa profuma? Menta, qualcosa tipo menta. Sì, perché non mi ricordo cosa ci fosse dentro, forse il la nevera doveva esserci.
Allora, vi faccio vedere prima quelli che ho preso per i clienti. Allora, un ragazzo mi ha chiesto un anellino da 0,7, quindi è quello più difficilissimo a trovarlo, però l'abbiamo trovato. Un ragazzo era invece per il compleanno di una ragazza, mi ha chiesto questo berichino qua, con questo pendentino molto carino a farfalla. È molto carino. Bello. Vedete? Vedete? Molto carino. Via. E adesso vi faccio vedere la cosa più importante di quest'ordine, che è stata la cosa principale per il quale ho fatto l'ordine, che eccoli qua, i miei dilatatori, che sono una cifra. Anzi, sono un po' pesantucci, però sono belli, raga. Oh sì, guardate che carini. Adesso gli do una pulitina e poi li indossiamo subito. Senti, li sono un po' pesantucci. Eccoci qua, guardate che belli che sono. Mi piacciono un sacco, infatti adesso ho tolto il dai, ho messo questo qui di riserva per non farlo chiudere. Ho tolto i secondi gobi e andiamo ad anodizzare tutto. Sì, infatti poi mi prenderò un gioiellino da 8. Ma metti un voiceover? Credo che ci metterò... Che carino, sì. No, perché notavo che in altri video fai chiacchiere, parli. Dipende dalle scene, sì. Devo farci una passeggiata. Sì, se non arriva sì che andiamo. Cosa c'è? Guarda, perché il mio piercer non me li vuole montare i gioielli. Come no? La fatica di fare il tuo lavoro. Guarda lì, come ti faccio. Guarda che bestemmi qui. Porca. E poi va a finire che ti pinzi come ha fatto la Genju. No dai. Eccoci qua ragazzi. Allora ho cambiato sia il daito che sono riuscito a cambiarmi pure da solo. Non chiedetemi come. E i dobbetti. E basta. Comunque sì, stanno proprio bene questi dilatatori nuovi. Sono un po' pesantucci, però è la chiesa. Eccoci qua, ormai riconoscete la via nel tragitto per tornare a casetta. Madonna, ma quanto li amo? Quanto sono fighi? Troppo! Ciao! Troppo! Cioè, mi piacciono tantissimo! Look at this, look at this! E niente, perciò ora arriviamo a casetta. Magari vi saluto a casa, non così per strada, che non so nemmeno se si sente o non si sente, anche se con questo nuovo iPhone si sente come. Però sinceramente mi fa male il braccio a tenerlo così. Quindi niente, ci vediamo tra poco. Tra l'altro devo prepararmi per andare in palestra. Devo fare anche la merendina prima. Cioè regà, sono appena uscito dalla palestra e questa è la situazione. Cioè io meno male che da un paio di mesi che vengo qui in macchina, quindi più o meno so la strada a memoria. Perché qui veramente bisogna per forza andare a memoria, non si vede un cazzo. Look at this. Cioè qua io so che c'è una rotonda, ok? Perché ci sono i cartelli stradali e perché mi ricordo la strada. Però come cazzo si fa? Cioè come faccio? Io non posso farmi 40 km così. Sicuramente almeno tra 4 persone le metterò sotto. Tempo di arrivare a casa. Questo è poco ma sicuro, eh? Eccoci qua ragazzuoli, arrivati a casa. Ho finito anche di cenare e niente, adesso mi lavo i dentini e poi si va a nanna. Comunque li adoro, cioè, peccato che
sono un po' più pesantucci degli altri classici, però mi piacciono veramente tanto. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Mi raccomando, lasciate un bel like, un commentino qua sotto, attivate la campanellina per rimanere aggiornati. Ci vediamo al prossimo video.